Della cittadinanza onoraria a Jair Messias Bolsonaro, il presidente del paese brasiliano, che è atteso qui quest'oggi intorno a mezzogiorno. Già dalle 9:30 è iniziata la contestazione, come possiamo vedere, sotto un tempo inclemente, pioggia e nebbia, ma gli attivisti non mancano, si intravedono degli ombrelli, le bandiere sono quelle della CGIL, di Rifondazione Comunista, dell'Unione degli Universitari Italiani e dell'ANPI, l'Associazione dei Partigiani. È in corso un intervento, c'era quello di padre Massimo Ranieri, che è un padre comboniano arrivato dal Brasile, ritornato proprio dopo l'elezione di Bolsonaro, perché non riusciva più a tenere unita la comunità di fronte a un capo di Stato così divisivo. Ma noi adesso ci avviciniamo per sentire l'intervento di Paolo Benvenu a nome di Rifondazione Comunista, che possiamo già sentire, e ora cerchiamo anche di entrare nel paese dove sono particolarmente presenti le popolazioni originarie. Non ripeto quello che è già stato detto, è stato parlato. Mi preoccupa e vi porto una preoccupazione molto grande che ho sentito nelle parole e negli interventi che ci sono stati noi. Il Brasile in questo momento non è solo colpito da una pandemia che non è stata gestita, anzi è stata lasciata correre in base a un'idea reazionaria, insomma, no? Antiscientifica, eccetera, con l'idea che si potesse arrivare, insomma, di non curare le persone e la salute della gente, soprattutto dei ceti popolari, dei sempre più larghe della popolazione brasiliana, vivono una povertà estrema. Ci raccontavano di persone che e questo è il quadro della situazione economica, con milioni di disoccupati. Poi c'è la deforestazione, di cui si è parlato anche prima, ma c'è, e questo lo sottolineo, e questa è una questione che ci riguarda tutti. Ma nel frattempo possiamo anche andare a vedere alcune magliette che queste attiviste stanno mostrando. Lui non è un esempio da seguire. Noi siamo in diretta sul sito di gazzettino.it. Voi qui con questa maglietta. Viva Lula! Perché siete qui con questa maglietta? Che ha contribuito per più di 600.000 morti in Brasile, non si può. Questo significa che voi siete brasiliani, abitate qui? Sono brasiliana da 20 anni, sono qua in Italia. Insomma, tutte le persone comunque hanno a cuore. Anche lei ha questa maglietta, perché siete qui oggi? Perché dite che non è un esempio da seguire? Noi siamo, perché è uno che non ha saputo tenere la sua nazione con tutte le cose negative, tipo la Covid-19, non è uno da seguire, non è un bel esempio. Avete sentito dunque le voci degli attivisti, intanto ci spostiamo anche a vedere i cartelli che sono stati affissi qui attorno alla piazza De Gasperi. Allora c'è un no cittadinanza Bolso, con l'abbreviazione del cognome di Bolsonaro. Qui abbiamo una serie di cartelli come Bolsonaro non ci rappresenta, no alla cittadinanza onoraria a Bolsonaro, e ancora Bolsonaro non è nostro esempio, la cittadinanza onoraria non va regalata ma meritata. Misogino, razzista, xenofobo. C'è poi anche un collage di articoli di stampa, ci sono quelli anche, possiamo notare, del Gazzettino: Bolsonaro, cittadino onorario di Anguillara e visita al santo, la diocesi attacca, forte imbarazzo, previste le manifestazioni di protesta, e ancora crimini contro l'umanità, bufera su Bolsonaro Veneto, atteso lunedì ad Anguillara. Quel lunedì è arrivato e oggi staremo a vedere come si svilupperà la giornata, sicuramente in mezzo a imponenti misure di sicurezza che ora vi possiamo anche mostrare. Al di là infatti degli attivisti che stanno partecipando alla manifestazione, c'è uno stretto cordone da parte delle forze di polizia e forze dell'ordine, ma intanto sentiamo i cori che arrivano dalla piazza. A fianco del popolo brasiliano, fora Bolsonaro, chiaramente c'è una coincidenza
della parola fora in portoghese, così come in dialetto, è stato sottolineato anche in Talian, la lingua parlata dagli emigranti veneti in Brasile, il che rende il concetto, che è un hashtag internazionale, immediatamente comprensibile anche a queste latitudini. E dei diritti umani, viva la rete Comitati Veneto. Buongiorno, grazie. Salvini, cretino, Bolsonaro, un assassino! Ci sono insulti che vengono rivolti dalla piazza, non soltanto a Bolsonaro, come sentiamo, ma intanto gli interventi più pacati indignazione e meraviglia. E corretti dal punto di vista anche linguistico continuano. Sindaca e della maggioranza del comune di Anguillara Veneta di riconoscere la cittadinanza onoraria al presidente del Brasile. Un prestigioso riconoscimento che si dà a personalità di altissimo valore, che invece in questo luogo si vorrebbe assegnare esclusivamente per un cognome ereditato da parenti emigrati originari di Anguillara Veneta. Parliamo del 1888. Emigrati in tempi quando la fame era di casa per moltissime famiglie nel Veneto, partite in cerca di fortuna, in cerca di un riscatto dignitoso. In realtà, assieme a molti altri disgraziati, sono andati a compensare l'abolizione della schiavitù nelle Americhe. Ecco un altro cartello, siamo in diretta su gazzettino.it, fora Bolsonaro, negazionista, hai causato oltre, credo, 600.000 morti. Ecco, il 6. Da dove arrivate voi? Siete in diretta su gazzettino.it, di dove siete? Da Padova. Non avete aspettato Bolsonaro nella visita al Santo? Avete anticipato l'Anguillara? Non volete che venga a Padova? Che conoscenza avete voi di Bolsonaro? È da tempo che seguite questo presidente? Da sempre, insomma, il presidente, siamo sempre attenzione a tutto quello che succede. Grazie. L'esortazione è rimasta inascoltata. In Italia e nel mondo cresce, soprattutto in Italia, una generale consapevolezza sull'importanza del clima, della salvaggiata ambientale, per scongiurare il disastro ormai all'ordine del giorno. E qui si vuole premiare uno dei più elevati di qui la piazza e le bandiere, al di qua invece, come vi dicevamo, il cordone di sicurezza che è stato stretto, sono presenti i carabinieri e la polizia, naturalmente sia in divisa che poi anche in borghese. I residenti di Anguillara osservano da lontano sotto i portici, si riparano dalla pioggia. Un'Anguillara tutta imbandierata quest'oggi attende questi duplici eventi, da un lato la contestazione, dall'altro la cerimonia vera e propria. Vediamo i vessilli infatti del Brasile e dell'Italia che sono stati affissi ai pali dell'illuminazione pubblica, quello verde e oro qui sopra e poi oltre il tricolore. Grazie.
Vediamo che c'è anche una rappresentanza del Consiglio regionale ed è Andrea Zanoni, consigliere regionale del Partito Democratico, che sta portando uno striscione: Bolsonaro, vergogna del Veneto. Comunità mondiale. Che azzettino. Buongiorno, in diretta su gazzettino.it, Andrea Zanoni, consigliere regionale del Partito Democratico. Perché questo striscione Bolsonaro, vergogna del Veneto? Il Veneto che deve vergognarsi oggi? Deve vergognarsi di Bolsonaro, perché Bolsonaro è uno che è stato... crimini contro l'umanità, corruzione e quant'altro. Ma io sono qui anche perché Bolsonaro è il primo presidente del Brasile che ha aperto totalmente le porte alle multinazionali dell'Amazzonia, che la stanno mettendo a ferro e fuoco, causando danni ambientali apocalittici e perseguitando gli indios spesso anche con omicidi che restano impuniti. Quindi una persona per la quale non dobbiamo provare nessun orgoglio, come dicono i miei colleghi e hanno detto i miei colleghi con tanto discussione in Consiglio regionale della Lega, ma che ai veneti deve suscitare solo una cosa: profonda vergogna. Il sindaco Alessandra Buoso però replica che questa non è una cittadinanza onoraria a Bolsonaro in quanto capo dello Stato brasiliano, bensì in quanto discendente di migranti veneti. È un omaggio all'immigrazione veneta in Sud America, allora, dice. Io considero quel sindaco una persona intelligente e mi chiedo come possa fare un ragionamento del genere. Mi chiedo se ha dei figli, mi chiedo se ha dei nipoti e mi chiedo se è così superficiale da non considerare il collegamento tra quel cittadino che ha le origini qua ad Anguillara e quello che questo cittadino rappresenta a livello mondiale. È una delusione incredibile, non solo per i cittadini di Anguillara, ma per i cittadini, a mio avviso, di tutto il Veneto e di tutto il mondo. A uno così non si dà nessun riconoscimento, solo capi di imputazione, come ha fatto la commissione d'inchiesta del Brasile, democraticamente istituita. Questa è l'opinione di Andrea Zanoni, consigliere regionale del Partito Democratico. Buon lavoro. Grazie ancora, grazie Vito. Allora ringrazio ancora e chiedo a Irene, che è rappresentante italo-brasiliana del Papa, che ringraziamo ancora, di dire due parole anche a lei. Dunque l'intervento di rappresentante italo-brasiliana di Peschiera del Garda, Irene, che sta parlando. Un giorno festivo che potevamo essere a casa tranquillamente con nostri familiari, siamo qua perché riteniamo giusto farti sentire, farti sapere che siamo qua per una causa, che noi siamo contro per la gente che va nei carcasse animali a cercare il cibo perché non ha più soldi da comprare, la gente che va nei rifiuti a cercare la frutta mezzo marcia per mangiare, per disaffamare i suoi figli, per la signora che è morta, che questo non si parla nessuno, che faceva da mangiare con alcol perché non si può più comprare una bombola di gas perché il prezzo è andato lassù, per la gente come Marielle Franco che è morta, per tutte le Marielle che ci sono ancora che non sappiamo, per la gente, per tutti i nostri brasiliani che sono in Brasile. Noi siamo qua in Italia, viviamo qua da tanto, però siamo ancora solitari e siamo solitari anche per la popolazione qua di Anguillara. Non siamo d'accordo con quello che è successo in comune, non siamo vandali, noi siamo qua pacificamente per farti sentire, per dire no a Bolsonaro, per dire no a questa cittadinanza, che la cittadinanza non viene regalata, viene meritata, e non c'è onore nessuno di un essere come Bolsonaro. Allora, un'altra cosa, questa bandiera è nostra, questa bandiera è brasiliana, non è Bolsonaro, questa bandiera è nostra, sono
il Craziliani. Grazie. Allora vi chiedo una cortesia, cerchiamo di allargarci un pochino, perché vi ricordo sempre che dobbiamo stare nel rispetto delle regole, nel rispetto di tutti, quindi allarghiamoci un pochino e cerchiamo di mantenere un po' le distanze e se ce la fate anche l'uso della mascherina. Grazie. Allora, adesso invito Daniela Ruffini, consigliere comunale di Padova. Grazie. Grazie. È lei comunque. Buongiorno a tutti e a tutti e buona manifestazione. Siamo in tanti, la risposta è importante e ci auguriamo che possa così spargersi in tutto il paese, visto che Bolsonaro farà altre visite, spero ci siano altre manifestazioni come queste. Guardate, io sono contenta di essere qua oggi, io vengo da una famiglia di emigranti in Brasile, i miei zii, scusatemi, da piccoli, da adolescenti si sono imbarcati clandestini e hanno raggiunto il Brasile. Venivano dall'Abruzzo dopo la guerra, una terra devastata. Sono partiti per cercare fortuna, per cercare una vita migliore. In questi giorni i miei cugini che ancora abitano lì e che sanno che io abito in Veneto mi hanno contattata, mi hanno sollecitata a mobilitarmi, a dire no a questa cittadinanza onoraria. Le ragioni sono state dette da chi è intervenuto prima di me e sono ragioni che stanno nella nostra Costituzione antifascista, nella nostra Costituzione che si basa su ideali di uguaglianza e di libertà. Queste due parole per Bolsonaro, per il suo governo, non sono parole importanti. Non sono parole importanti perché le azioni che lui e il suo governo stanno portando verso la popolazione del Brasile sono sotto gli occhi di tutti, una popolazione che si sta impoverendo. La maggioranza della popolazione si impoverisce e una piccola parte della popolazione diventa sempre più ricca. Politiche che vanno a favore di chi detiene le risorse, di chi detiene i mezzi, di chi detiene le grandi industrie e di chi è servo delle multinazionali. Questa è la politica che sta facendo Bolsonaro nel suo paese, contro le minoranze, contro le donne, contro i diritti civili, contro i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, contro il proprio popolo che è sempre più affamato, che ha sempre più bisogno di cure e di assistenza. Una delle cose che ha fatto è stato quello di far scappare i medici che negli anni avevano contribuito ad aiutare la popolazione brasiliana, quella più povera, tra cui i medici cubani, per cui noi abbiamo due paesi dell'America Latina, uno che viene affamato da un embargo e che si sta, come dire, sta affamando la propria popolazione e che anche Biden continua ad affamare, confermando tutto quello che Trump aveva fatto prima. E poi abbiamo un servo del potere che agisce contro il proprio popolo, fascista, negazionista, reazionario, contro i diritti civili, contro le donne. Nell'ultima sua finanziaria non ha messo un dollaro, o non so, adesso non mi viene, non ha messo un real per combattere contro la violenza delle donne, che negli ultimi anni è triplicata in Brasile, sono triplicati le morti, sono triplicate le discriminazioni. Ecco, il comune si occupi dei problemi dei cittadini, che ce ne sono tanti anche in questo territorio, si occupi della disoccupazione, che la pandemia anche qui ha fatto esplodere e non di conferire una cittadinanza onoraria a uno come Bolsonaro, che sicuramente non la merita.
E allora, la nostra Costituzione va sempre onorata, ma soprattutto dentro i luoghi istituzionali, perché noi giuriamo sulla Costituzione. Quando ci viene dato un mandato dai cittadini, un mandato democratico. E quindi io dico, nel nostro paese il fascismo non è un'opinione ed è un crimine, e non si può dare la cittadinanza onoraria a un criminale. Grazie. Grazie, grazie ancora. Allora, adesso invito Gabriella, che si presenterà, arriva direttamente da Bologna. Buongiorno a tutti. Allora, io mi presento, sono Gabriella Lima, vivo a Bologna da esattamente 20 anni. Io accompagno il Partito dei Lavoratori da sempre, da quando ero adolescente. E ho sempre votato nel Partito dei Lavoratori, e la mia maggiore ispirazione si chiama Luiz Inácio Lula da Silva. Devo aggiungere molto poco, farò complimenti alle mie connazionali che hanno parlato prima di Firenze, la ragazza, che lei ha un bel coraggio. Io sinceramente mi dispiace, però faccio molta fatica ancora a fare il tifo per la Coppa per il Brasile, per il calcio, perché il Brasile da sempre era conosciuto all'estero, prima che entrasse Lula, come il paese del cici, del culo, scusa la parolaccia, e del calcio. E è una vergogna, la mulatta tipo esportazione. Io sono del nord-est del Brasile, e il mio nord-est, il nostro nord-est, non difende Bolsonaro, non difende, è sempre contro Bolsonaro. Noi, in Brasile, nord-est del Brasile, ieri il signor faceva una live con il nostro Umberto, che lui esattamente è il capo dentro, seguendo la CPI contro la Covid di Bolsonaro. Allora, il Nord-Est si è salvato perché motivo? Prima che Bolsonaro entrasse a essere presidente, esisteva già un consorzio con tutti i governatori del Nord-Est, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, a Paraíba, todos os estados do Nordeste, e lì hanno gestito bene. Eu vengo da Fortaleza, ho avuto in famiglia, non è un relato, non è un monologo, ho avuto in famiglia un caso, primo caso di Covid a Fortaleza. Meu fratello fortunatamente ha avuto tutte le cure perché lui aveva un plano di sanità privata, perché il SUS, Sistema Unico di Salute, Bolsonaro ha messo giù per tutto, perché lui, la sua intenzione è quella. Mi dispiace, però si tratta di un genocida. Io non voglio andare oltre. È un genocida, ok? Lui però, mi raccomando, a tutte le brasiliane e i brasiliani che vivono in territorio italiano, noi dobbiamo ricostruire il Brasile. Il Brasile va ricostruito. E da come? Da basso. A Bologna, nel territorio emiliano-romagnolo, un Bolsonaro non arriva coi piedi. Lui non avrà mai un onore di scendere in Piazza Maggiore, perché Bologna non facciamo entrare Bolsonaro. Io sto dicendo da cittadina, però Bolsonaro e Emilia-Romagna farà molta fatica arrivarci, ti dico io. Mi dispiace per il popolo veneto, sono solidaria, il Brasile è solidario a voi, restiamo in comune, in unione, perché 2022 sarà durissimo, come diceva il signor prima, un rischio di un golpe. Però noi brasiliani diciamo, fascistas non passeranno, ripeto, fascistas non passeranno. Fascistas não passarão. Estamos firmes e fortes porque nós temos a esperança. A esperança se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Em Brasília não existe uma via, duas vias, terceira via. Uma via única é do Partido dos Trabalhadores. Graças a todos. Olá, 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 olá. Lula, Lula. Me dispiace. Candidato ufficiale, stiamo molto attenti. Lula adesso verrà in Europa, non verrà in Italia.
però è stato invitato dal Parlamento europeo, è molto diverso di uno che arriva e va a per strada perché non può entrare, perché è indesiderato. Bolsonaro è un genocida. E stiamo con il popolo del Veneto intero, perché quel poco che c'è qua di fascista passeranno, ma non sempre. Un forte abbraccio, invito a tutti i brasileiri che vivono in Italia di iscriversi, attualizzare la tua tessera elettorale e andare a votare. Chi mette la maglietta verde gialla non mi interessa, chi mette, ma deve assolutamente fare fuori un genocida Bolsonaro. Un grazie a tutti e a presto. Grazie Gabriella. Adesso invito, diamo spazio a tutti, cerchiamo di essere veloci e dare spazio comunque a tutti. Domenico, Unione Universitari. Compagni e compagne, buongiorno. Non è facile sicuramente essere in piazza oggi con questo tempo, però il fatto che siamo un numero consistente vuol dire tanto, vuol dire che allora c'è qualcosa che non è andato. Il consiglio comunale ha conferito la cittadinanza a una figura politica. Mi viene anche difficile usare il termine figura politica. Figura politica è colui che persegue il bene comune, non che attua politiche omofobe, sessiste. Quando parliamo di Bolsonaro, già nel 2019, comunione degli universitari e rete degli studenti medi, ci radunavamo, capivamo qual era la condizione del Brasile, accusavamo, condannavamo Bolsonaro per le sue politiche, per le sue idee. E nonostante tutto abbiamo continuato, manifestando anche, come diceva prima la compagna, il nostro favore, il nostro apprezzamento. Siamo scesi in piazza anche per manifestare per la condizione di Lula. Continueremo sicuramente, però bisogna dire due cose. Bisogna parlare di chi è Bolsonaro, bisogna dire anche perché ad oggi siamo arrivati a questo punto. Bolsonaro è colui che nell'ultimo anno, durante un'emergenza, durante la pandemia, ha mal gestito il Brasile. Ma non solo per quanto riguarda politiche aziendaliste che hanno distrutto il polmone fondamentale per questo pianeta, l'Amazzonia, non solo per le dichiarazioni sessiste, perché diciamolo molto chiaramente, abbiamo tante figure in Italia uguali a Bolsonaro. A differenza invece di altri, Bolsonaro ha fatto sì, ha trascurato con i suoi sentimenti, con le sue idee negazioniste, l'emergenza della pandemia, e ha fatto sì che la criminalità organizzata entrasse, si rafforzasse nei quartieri. Allora tutto questo è inaccettabile. Noi giovani continueremo, anche dopo la cittadinanza, i giovani di Anguillara, i giovani di Padova, di tutto il Veneto, non riconosceranno la cittadinanza onorario a questa figura politica. Come giovani continueremo a parlarne nelle piazze, continueremo a parlarne all'interno dell'università, faremo in modo che anche l'università si schieri contro. Detto ciò, grazie a tutte e tutti, grazie a me per averci dato l'occasione di poter parlare. Noi continueremo, sicuramente anche i giovani non riconosceranno in futuro questa figura. Grazie. Continuiamo a dare voce a chi chiede di essere ascoltato. Adesso la rappresentante dell'Associazione per la Pace. Ciao a tutti e tutte. Noi non potevamo non essere qui in questa giornata, perché come pacifisti da sempre siamo accanto a popoli oppressi, ai popoli defraudati, ai popoli che vivono ingiustizie. E questo come in Brasile e come in altre parti del mondo. Voglio ricordare solo una cosa, essendo d'accordo sui precedenti interventi, che anche Bolsonaro, ovvero sia la politica del governo brasiliano in materia di armamenti, non dà sconti. In materia di armamenti vuol dire essere una potenza mondiale, ma noi sappiamo che gli armamenti portano alle guerre, che le guerre portano alle morti, e quindi siamo contro tutto questo e non c'è niente da aggiungere in merito. Voglio solo finire, per non essere lunga, dicendo
a tutti i brasiliani che sono qua in Italia, che sono nostri cittadini, noi ci siamo con tutti gli immigrati che sono nel nostro paese, perché la solidarietà, la tolleranza e l'amicizia e tutto quanto ne segue devono essere dentro i nostri cuori, dentro le nostre menti, e dobbiamo lottare per questo. Grazie. Grazie, grazie ancora. Marco Nini, sarete studenti medi. Farò un intervento molto, molto breve, prometto, anche perché le condizioni meteo non sono il massimo e tanto è stato detto prima di me. Io sono Marco, sono uno studente di Padova, parlo a nome della rete degli studenti medi del Veneto. La prima cosa che ci tenevo a dire è che qualcuno ha provato a far passare questa protesta come una protesta vecchia che nasceva da dinamiche ideologiche che non toccavano davvero la popolazione, che non toccavano davvero i giovani, che erano distanti dai cittadini e dalle cittadine. Ecco, penso che la piazza di questa mattina sia esattamente una risposta contraria a chi voleva far passare anche la nostra necessità di esserci, con le nostre voci, i nostri corpi, in piazza oggi, a dire che Bolsonaro non passerà da queste strade. Bolsonaro non può e non deve essere affiancato al nome dei nostri comuni, al nome del nostro paese e alla nostra Costituzione, perché Bolsonaro non è un cittadino che sta tornando a riscoprire le sue origini. Bolsonaro non è un cittadino che sta tornando dove la sua famiglia ha vissuto. Bolsonaro non è un cittadino in gita scolastica ad Anguillara Veneta. Bolsonaro è un assassino, è un fascista, è un criminale che qui sta trovando l'ospitalità di un comune che non sta ascoltando intanto la storia e la responsabilità che la storia metterà anche sulle spalle della sindaca e della giunta comunale, ma soprattutto non sta ascoltando le nostre voci e le voci del popolo brasiliano che ormai da 2 anni sta morendo e pagando con lacrime, sangue e con la morte quelle che sono le scelte politiche di un fascista. Come studenti e studentesse, come cittadini, non ci piegheremo a questo, non staremo qui. L'altro escamotage che questa giunta comunale ha provato a fare è stato quello, è stato detto anche prima, di far passare quello che è stato la volontà appunto di associare il nome di Bolsonaro ad Anguillara Veneta come un procedimento di solidarietà al popolo brasiliano. Ma ditelo al popolo brasiliano che state dando a loro nome solidarietà a Bolsonaro, ditelo al popolo italiano che state dando a nostro nome solidarietà a Bolsonaro, un'onorificenza per una persona che di onore non ha nulla, e l'unico onore che ci è rimasto qui da difendere è quello dell'orgoglio di essere ancora antifascisti, dell'orgoglio di essere ancora cittadini che credono in una Costituzione, dell'orgoglio di voler difendere ogni giorno insieme ai diritti umani di tutte e tutti, che siano cittadini di Anguillara o che siano poveri in Brasile. Per questo è importante che ci fossimo oggi, per questo vi ringrazio di essere tanti e tante. Grazie. E abbiamo sentito dunque gli interventi in questo ultimo della Unione degli Studenti di Padova. Era Marco, uno studente appunto universitario della Città del Santo. Continua dunque la manifestazione qui in Piazza De Gasperi di contestazione per l'arrivo di Jair Messias Bolsonaro, il presidente del Brasile, atteso per il conferimento della cittadinanza onoraria. Ma ringrazio anche il collega Gabriele Pipia che sta lavorando qui con noi quest'oggi per la segnalazione del fatto che è stata annullata la visita in comune per motivi evidentemente di sicurezza. Si è preferito far disertare all'ospite la sede municipale. L'appuntamento è direttamente alla Villa Arca del Santo, cioè là dove gli verrà offerto il pranzo a Bolsonaro e alla delegazione presidenziale, nonché a una rappresentanza dei suoi parenti che abitano ad Anguillara. Questa dunque la decisione che è stata presa poco fa. Noi lasciamo dunque continuare la manifestazione, ci ritroveremo in diretta più tardi per seguire l'evento dalla Villa Arca del Santo e l'arrivo di Jair Messias Bolsonaro. Per il momento qui è tutto da Angela Pederiva, grazie per l'attenzione, a più tardi.